Teleton esisterà fino a quando non verrà scritta la parola cura accanto al nome di ogni malattia genetica. In queste poche parole della fondatrice di Teleton, Susanna Agnelli, si racchiude l'intera filosofia della fondazione, che da adesso ha il suo coordinamento nella provincia di Arezzo e quindi il suo coordinatore Lorenzo Barbagli, presentato nella Sala dei Grandi della provincia. Trovare la disponibilità di Lorenzo, che ho avuto il piacere di conoscere l'anno scorso, che in occasione di un memorial di suo figlio che ha avuto dei problemi con le malattie genetiche, purtroppo oggi non c'è più, è stata una conoscenza molto profonda. Gli abbiamo chiesto se lui fosse stato disponibile a fare qualcosa anche per gli altri che erano colpiti da cose analoghe a quelle di Andrea. E lui ha dato subito la sua disponibilità e da lì abbiamo incominciato a lavorare per la costituzione di questo coordinamento. È sentita da me in particolar modo per dei motivi personali di famiglia, perché aver perso un figlio non è da poco, insomma, 2 anni fa per distrofia muscolare. Però è importante anche per il territorio della provincia di Arezzo, ne sono onorato, mi auguro di poter essere all'altezza di poter svolgere questo compito, però io ce la metto tutta. Nonostante sia appena nato, l'agenda del coordinamento provinciale è già colma di impegni che prenderanno il via questo fine settimana. Siamo da domani ad Agriatur con uno stand, poi saremo presenti su vari punti della città. È un appuntamento molto importante, è il 29 di novembre all'auditorium di Arezzo Fiere Congressi, dove le band aretine degli anni 60-70 terranno un concerto, sì, per la raccolta fondi, ma è un memorial di Andrea perché è il secondo anno dell'anniversario della sua scomparsa. Il 20 di dicembre, durante la maratona televisiva di Teleton, la podistica Sestini di Arezzo ha organizzato una gara podistica nello stadio di atletica leggera di Arezzo e con delle categorie che arriveranno fino al centro della città.